Ciao a tutti amici, come state? Dunque, oggi un video molto particolare perché io non so chi di voi si ricorda il mio primissimo video. Penso che può ricordarlo solamente chi mi segue dall'inizio, da quando ho cominciato a fare video ASMR, ossia nel lontano 2014, quindi sono già 8 anni. E vabbè, a parte quell'imprevisto nel quale 3 anni fa mi hanno hackerato il canale e ho dovuto ricominciare da capo. Il mio primo video in assoluto era appunto quello con il Mahjong, che sarebbe questo qui, questa scatola qui. Stavo rispolverando alcune cose per sistemare un po' la cantina e ho trovato questa stupenda scatola di Mahjong giapponese. Io non so quanti di voi conoscono il Mahjong, è un gioco con delle tessere che bisogna mettere uno accanto all'altro per poterle rigirare. Insomma, se andate su Play Store e scrivete Mahjong, vi fate un'idea per chi non lo conoscesse, ma penso che comunque un po' tutti conoscano questo gioco. Io, come ben sapete, sono un'appassionata e collezionista di giochi e carte, quindi questo l'ho acquistato ad una fiera, la Fiera dell'Oriente, appunto più di 8 anni fa. Ed è molto bello perché sentite il suono delle tessere che sono all'interno. E molto bello, appunto, vi stavo dicendo, perché la scatola è in legno. Cerco di farvelo vedere un pochettino meglio, senza fare troppo rumore. Ecco qui. La scatola è questa, molto pesante, tra l'altro. Ha questi dettagli qui sul coperchio superiore, più chiari, e sono di materiale diverso dal legno. Adesso non ho idea di cosa sia, comunque è davvero molto molto particolare, molto bella. Qui rappresentato un dragone che sputa il fuoco, e l'apriamo così vi faccio finalmente vedere le tesserine che ci sono all'interno. Ecco qui. Sono un po' confuse perché ovviamente non stanno al loro posto se muovo la scatola, ma si muovono essendoci dello spazio, quindi potete notare subito che ci sono due dadi. Adesso io il regolamento preciso di questo gioco non lo conosco, nel senso se lo faccio trovandolo su internet o su Play Store, appunto, riesco a risolverlo. Non sempre, perché alcuni schemi sono molto difficili, però questo, avendo dei dati, non so precisamente appunto come possa svolgersi questo gioco. Magari ha delle regole un pochettino diverse. Qui abbiamo due dati, allora vi faccio vedere da vicino. Eccoli qua. E poi abbiamo le tesserine, che sono davvero molto carine. Allora, abbiamo diverse raffigurazioni, e la tesserina è da una parte color legno come la scatola e dall'altra parte, dalla parte opposta, del colore degli intarsi che vi ho fatto vedere prima. Qui abbiamo dei cerchi, poi ne abbiamo alcune con forme particolari strane che non conosco. Abbiamo dei simboli che per me sono tipo geroglifici perché non so che simboli siano. Non so se voi li conoscete. Comunque i simboli uguali vanno accoppiati e poi le tessere vanno girate. Insomma, bisogna seguire uno schema particolare. E abbiamo questi con dei simboli così. Poi io ve ne prendo alcune per farveli vedere. Dei simboli sempre diversi. Vediamo se riesco a farvi sentire qualche bel suono, magari posizionandole qui sul coperchio, così un po' a caso. I suoni sono molto molto rilassanti. E appunto nel mio primo video facevo un po' uno show and tell di questo gioco particolare che avevo appena acquistato. Per cominciare a fare video ASMR, appunto, ero alle prime armi, seguivo qualche canale, ma all'epoca ce n'erano veramente molto molto pochi.
Non ho preso spunto da nessuno per questo, mi sono trovata a questo gioco e ho detto perché non mostrarlo. Adesso quel video lì è andato perso perché ovviamente da quando mi hanno hackerato il canale non sono più riuscita a recuperarlo. Vediamo se, ecco, come potete vedere ci sono delle tesserine, alcune sono rosse nere, alcune verdi, alcune sono nere, come queste per esempio, oppure queste qui. Vediamo se sposto un attimino l'inquadratura. Adesso non sto giocando ovviamente perché, come vi ho detto prima, dovrei sapere le regole, ma non le so, anche perché questo gioco qui che ho acquistato appunto in una bancarella giapponese, all'interno non c'era il regolamento, il fogliettino che di solito si trova dentro i giochi per poter seguire le regole, impararle e quindi poterci giocare. Penso che sia un Mahjong da collezione, con un materiale molto bello. E le tesserine a volte mi scivolano perché sono veramente molto molto lucide e a volte scappano anche di mano, però è davvero molto bello. Come ben sapete, io colleziono giochi di ogni genere, soprattutto quelli con materiali particolari come il legno, che io amo, e niente, mi piace tenerli e ogni tanto spolverarli. Questo era in cantina, addirittura non mi ricordavo neanche più di averlo. Anzi, tempo fa vi ho fatto anche un video dove vi mostravo la mia dama cinese, molto bella anche quella, tutta in legno, molto particolare. Qualcuno di voi magari se la ricorda. Ecco, guardate che bello questo simbolo qua, però non capisco cosa rappresenti. E anche un numerino a fianco. Scusate se ogni tanto mi si sfoca l'inquadratura, però col telefonino capita che quando avvicino troppo i pezzi, vedete, mi perde l'immagine. Sono veramente tanti i pezzi, non li ho contati, ma la scatola, avete visto quanto è grande, è anche alta, è tutta piena, piena di queste tesserine. Guardate che strano questo. E anche questi qua, non si capisce cosa rappresentino. Magari andrò su internet a guardare, sicuramente magari troverò qualche spiegazione. Oppure, amici, se voi lo conoscete, conoscete magari la simbologia, il significato di questi simboli qui appunto, e volete farmelo sapere, vi ringrazio e magari troverò anche il modo per poterci giocare in compagnia. Questa sembra quasi una spada, non so se riuscite a vedere. I suoni sono davvero molto molto gradevoli. Sarebbe bello potersi giocare insieme a voi, fare delle sfide insieme, perché no? Cerco di riporli piano piano perché fanno un po' di rumore, anche se è gradevole, però se è appoggiati troppo bruscamente, ecco, magari possono dare fastidio alle orecchie. Poi ovviamente magari li riordino meglio, li metto tutti bene in fila uno sopra l'altro in modo che stiano un po' più ordinati, perché adesso così sono, vedete, un po'
messi alla rinfusa, ma appunto perché muovendo la scatola prima per farvela vedere meglio, si sono spostate un po' tutte le tesserine. Ok amici, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, vi abbia rilassato un pochino. Fatemi sapere se anche voi siete appassionati di giochi e collezionisti di giochi come me. Guardate, questa addirittura è bianca, non ha nessun simbolo. Ecco, ce n'è anche un'altra qui. Vi mando un abbraccio grandissimo e al prossimo video. Ciao a tutti!